Ciao, bentornato. Oggi parliamo delle reazioni avverse agli alimenti, anche questo argomento assolutamente attuale, purtroppo. La definizione è: le reazioni avverse agli alimenti, come dice il termine, sono delle reazioni sgradevoli che si verificano in seguito all'ingestione di cibo, di determinati cibi, e si dividono in reazioni tossiche e reazioni non tossiche. Le reazioni non tossiche si dividono a loro volta in allergie alimentari e intolleranze alimentari. Le intolleranze alimentari a loro volta si dividono in intolleranze di tipo disenzimatico, farmacologico e indefinito. Quindi partiamo con le reazioni avverse agli alimenti, quelle tossiche. Sono dovute all'ingestione di quantità elevate di sostanze chimiche che sono sistemi, sono ad esempio o naturali o comunque create dall'uomo. Iniziamo col parlare delle reazioni, quelle tossiche, dovute a un'ingestione piuttosto elevata di sostanze chimiche, che sono sostanze sintetiche, quindi additivi, fertilizzanti, metalli, insetticidi, e naturali anche come tossine batteriche, micotossine, veleni naturali. Comunque sostanze che sono aggiunte o sono presenti o che comunque si producono all'interno degli alimenti. Le invece reazioni avverse agli alimenti non tossiche, abbiamo detto, si dividono in allergie e intolleranze, quindi è diverso dire allergia da intolleranza. Le allergie rappresentano il 2,5% dei casi, le intolleranze il 25%. Le allergie si presentano con dei sintomi digestivi o sistemici conseguenti all'introduzione per via orale di allergeni che sono contenuti nei cibi. Quindi il meccanismo che si instaura è un meccanismo di tipo immunologico con reazione immunitaria, reazione IgE mediata o cellulo mediata, una risposta immunitaria che è specifica e che si manifesta dopo un certo periodo di sensibilizzazione per l'assunzione anche di minime quantità di quel determinato alimento. Quindi la principale caratteristica tra allergie e intolleranze è che nell'allergia è coinvolto il sistema immunitario, al contrario delle intolleranze. Infatti nel caso delle allergie si parla proprio di anafilassi gastrointestinale. I sintomi gastrointestinali dovuti alle reazioni IgE mediate sono nausea, dolore addominale, crampi, diarrea, vomito. Possono associarsi ovviamente a sintomi a carico anche di altri organi. E c'è la caratteristica che i sintomi compaiono in breve tempo, da pochi minuti a massimo 2 ore dall'ingestione del cibo implicato. La diarrea invece è un sintomo che può presentarsi un po' dopo, anche 6 ore dopo. L'intolleranza alimentare invece è una sindrome caratterizzata da un quadro clinico intestinale o sistemico conseguente all'ingestione per via orale di alimenti nel cui, però, come ti dicevo, nel cui determinismo non sono in gioco i meccanismi immunologici. L'intolleranza alimentare si divide in disenzimatica o da alterazioni dei sistemi di trasporto, quindi problemi a livello enzimatico, in farmacologica o indefinita. Intolleranza disenzimatica: abbiamo praticamente un malassorbimento che è dovuto a carenze enzimatiche, vedi ad esempio il deficit di lattasi, o intolleranza da alterazione di carrier, come ad esempio il malassorbimento di fruttosio, di glucosio, di trealosio. L'intolleranza farmacologica o chimica invece si realizza quando particolari sostanze contenute negli alimenti sono in grado di provocare danni di tipo tossico diretto in soggetti come sempre predisposti. Queste sostanze sono ad esempio azocoloranti, acido benzoico, acido acetilsalicilico, che sono contenuti ad esempio in mirtilli, banane, albicocche, piselli, patate novelle ad esempio. Anche l'istamina presente in formaggi fermentati, presente nel vino, nella birra, nei lieviti, nel pesce, nei crostacei. L'istamina può determinare nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, crampiforme, anche cefalea, palpitazioni e anche orticaria. Altra sostanza è la tiramina. La tiramina è presente nel cioccolato, nel vino bianco e nel lievito di birra. Anche questa può dare cefalea, ipertensione, palpitazioni, vampate di calore associate a sudorazione, nausea e vomito. Altra sostanza che può dare intolleranza chimica o farmacologica è il glutammato monosodico.
glutamato monosodico si trova sicuramente in tutti gli alimenti prodotti dai ristoranti cinesi, nei brodi e nelle carni in scatola. In soggetti predisposti, l'ingestione determina la cosiddetta sindrome da ristorante cinese. Quindi, qualche ora dopo il pasto, insorgono solitamente cefalea, senso di costrizione al torace, nausea, sudorazione, bruciore anche nella parte posteriore del collo e talvolta asma. Parliamo nell'ambito dell'intolleranza di tipo disenzimatico, dell'intolleranza al lattosio, questa assolutamente comune, il lattosio. Il lattosio è un disaccaride, si trova esclusivamente nel latte dei mammiferi ed è la principale fonte di energia per la crescita e lo sviluppo del bambino quando è neonato. Infatti infatti noi abbiamo da neonati un enzima presente nei vini intestinali che è chiamato lattasi florizina idrolasi, che viene prodotto da un gene che si trova nel cromosoma 2, un gene che è inducibile, quindi più è presente latte, più questo enzima viene espresso. Allora, cosa succede? La lattasi si trova, come ti dicevo in altre lezioni, in maniera discontinua sui villi intestinali. E poi tende a essere maggiormente prodotta durante il digiuno ed essendo il suo gene inducibile, tende anche a essere maggiormente prodotta quanto più si consuma latte. Il deficit di lattasi è proprio una condizione fisiologica nell'uomo adulto. Il gene proprio viene spento in età preadolescenziale e quindi si crea conseguentemente una condizione di, si dice, lattasi non persistenza. Quindi il deficit enzimatico di lattasi rappresenta il substrato fisiopatologico dell'intolleranza. Solo però un terzo dei soggetti con malassorbimento sviluppa sintomi. Il fenotipo clinico dipende dalla gravità del malassorbimento, dalla quantità di lattosio che si consuma e da numerosi altri fattori individuali. Quindi se non si presentano sintomi non vuol dire che comunque la persona non sia intollerante. Si parla di malassorbimento lattosio primitivo, secondario o da sviluppo. Quello primitivo è dovuto a un deficit congenito o a una situazione fisiologica di lattasi non persistenza. Quello secondario può essere dovuto alla malattia celiaca, a un overgrowth batterico, quindi una sovraccrescita batterica, enterite, morbo di Crohn, e tutte situazioni che vanno ad alterare l'assorbimento, ad alterare la permeabilità della mucosa intestinale. E quella da sviluppo invece è caratteristica dei nati prematuri, dei nati pretermine. Quindi il malassorbimento è il substrato fisiopatologico dell'intolleranza. Per intolleranza si intende un qualcosa che è strettamente clinico, ecco, il fenotipo clinico dipende dalla gravità del malassorbimento e occorrono quindi, come ti dicevo, una serie di fattori individuali. La malattia celiaca che porta ad atrofia dei villi è il meccanismo principale attraverso cui si determina un'intolleranza al lattosio. La dieta quindi agglutinata porta a una regressione del quadro di intolleranza nella maggior parte dei casi, un overgrowth batterico, quindi un'alterazione della flora batterica intestinale, quando questi batteri aumentano di molto, aumentando oltre 10, un numero che è 10 alla quinta, che è già molto, oppure si ha uno squilibrio dal punto di vista qualitativo della flora batterica, cioè vengono a prevalere i batteri anaerobi su quelli aerobi, può determinare una condizione di malassorbimento, perché i batteri vanno in competizione con gli enterociti per l'utilizzo dei carboidrati e poi inducono un danno infiammatorio cronico alla parete intestinale. La cosa positiva dei batteri della flora intestinale è che tutto il lattosio che non viene digerito diventa substrato dei batteri e questi, metabolizzandolo, producono degli acidi grassi a catena corta, in particolare acetato, butirrato e propionato, producendo poi idrogeno e CO2, che hanno lo svantaggio di richiamare nel lume liquidi ed elettroliti, per cui questo è il substrato fisiopatologico della diarrea in questo caso. Però questi acidi grassi a catena corta hanno degli effetti veramente positivi sul nostro organismo. I sintomi gastrointestinali che si manifestano da un'intolleranza al lattosio sono diarrea, dolori addominali,
meteorismo, borborigmi, flatulenza, nausea, vomito e anche pirosi gastrica e retrosternale. L'acquisizione della capacità genetica a digerire il latte deve essere considerata un esempio classico di coevoluzione genetico-culturale, in quanto l'abitudine al consumo del latte ha creato un forte vantaggio selettivo per gli individui che possono tollerare questo alimento, traendone quindi ovviamente un beneficio nutrizionale. La lattasi persistenza è diventata quindi vantaggiosa solo dopo l'introduzione delle pratiche agricole, quando il latte degli animali domestici è diventato poi una bevanda disponibile per gli adulti. A prova di questo, la lattasi persistenza è fortemente correlata con la storia della determinata popolazione e delle diverse popolazioni. La persistenza dell'attività lattasica è acquisita in seguito alla mutazione di due singoli nucleotidi, cioè citosina e timina, a partire da guanina e adenina. Il polimorfismo CT è la forma dominante, ha una trasmissione quindi autosomico dominante, e si trova, ci sono in realtà delle varianti. Abbiamo CC che determina una ipolattasia, CT e TT che determinano la lattasi persistenza. La diagnosi di intolleranza al lattosio si fa con biopsia duodenale o con il test di tolleranza al lattosio, facendo bere il latte alla persona e vedendo quali sono le conseguenze. Abbiamo poi il lactose breath hydrogen test, perché come ti dicevo, se c'è un malassorbimento di lattosio, questo diventa substrato dei batteri, i quali, metabolizzandolo, producono idrogeno oltre che CO2. Quindi, andando a valutare le concentrazioni di idrogeno emesse con l'alito, si può capire se la persona è intollerante al lattosio o meno. E poi si fanno ovviamente test genetici per vedere se la problematica è una problematica primaria di tipo genetico. Il trattamento, sicuramente bisogna ridurre l'introduzione di lattosio, bisogna mantenere però costante l'introduzione di proteine e di fonti di energia con cibi alternativi. Si possono somministrare dei sostituti enzimatici che sono disponibili commercialmente e poi bisogna mantenere una corretta assunzione di calcio e di vitamina D. Bisogna anche cercare di bere acqua ricca di calcio. Allora, le persone che non possono bere il latte spesso assumono poi delle pastiglie ricche di calcio, calcio carbonato, calcio citrato. Bisogna stare attenti perché il calcio carbonato viene assorbito molto poco nelle persone che hanno acloridria. In più, prendere supplementi di calcio durante il pasto riduce l'assorbimento di ferro di circa il 50%. Quindi bisogna cercare di prendere eventualmente queste pastiglie carbonato di calcio insieme a pasti che hanno un basso contenuto di ferro, ad esempio durante la colazione, per evitare ovviamente deficienze di ferro che potrebbero causare problemi molto importanti. Altra intolleranza è l'intolleranza al fruttosio. Il fruttosio, prevalentemente presente nella frutta, ma anche verdura e miele, viene anche aggiunto come dolcificante e in combinazione con il glucosio va a costituire il saccarosio, quindi coloro che sono intolleranti al fruttosio non possono neanche assumere saccarosio. Abbiamo una intolleranza primitiva dovuta proprio a mutazione genetica del carrier intestinale, molto raramente si ha un deficit enzimatico relativo alla fruttosio aldolasi B. Intolleranza al sorbitolo. Il sorbitolo è presente in natura, ad esempio nelle bacche, nei frutti, mele, prugne, e viene assorbito a livello intestinale in maniera passiva, dose e concentrazione dipendente. Viene spesso aggiunto come dolcificante, ha un basso contenuto calorico, quindi bisogna stare attenti perché è presente in molti alimenti. Esiste anche l'intolleranza al trealosio. Il trealosio è uno zucchero presente soprattutto nei funghi. L'intolleranza deriva spesso da un difetto dell'enzima trealasi che catalizza proprio la digestione del trealosio. Questa problematica è presente spesso come carattere familiare, genetico, a trasmissione autosomica dominante. Altra intolleranza è l'intolleranza al saccarosio o sucrosio. Il sucrosio è un disaccaride, quindi costituito da glucosio e fruttosio, che è molto contenuto nello zucchero di canna.
Il saccarosio viene idrolizzato nei suoi monosaccaridi dall'enzima sucrasi, che è una glucosio-deidrolasi, normalmente presente nel piccolo intestino. Quando c'è un suo deficit primitivo o acquisito, si ha ovviamente malassorbimento e con la rispettiva sintomatologia. Bene, ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!